Persilia, buonasera a tutti dalla nostra redazione, benvenuti all'edizione serale del telegiornale della Versilia. In primo piano i rifiuti, l'inquinamento, una notizia da poco giunta alla nostra redazione, un sopralluogo effettuato nel pomeriggio dal senatore dei 5 Stelle Gianluca Ferrara a Massarosa nelle coltivazioni biologiche. Quello che doveva essere solo un concime conteneva in realtà, secondo quanto scoperto dai 5 Stelle, rifiuti di vario genere, materiale plastico ed altro sistemato all'interno di queste coltivazioni biologiche e sempre, secondo quanto riporta la nota del senatore dei 5 Stelle, questi rifiuti proverrebbero dall'impianto della Morina nel comune di Viareggio. Il senatore ha chiesto e ottenuto l'intervento sul posto dei carabinieri e poi ha presentato denuncia all'autorità giudiziaria. Facciamo dunque il punto della situazione nel nostro servizio di apertura. Ho chiamato i carabinieri e adesso stanno verificando chi sta sversando questo misto di plastica e legna su questo terreno, ma ci è stato detto, la cosa più ripugnante, che qui producono addirittura il biologico. Guardate dove producono il biologico, in Toscana e a Massarosa. Adesso vado dai carabinieri e effettueremo un esposto. Abbiamo trovato anche una pallina da tennis. Ecco, su questa pallina da tennis non vi dico che puzza, su questi campi producono il biologico. Biologico made in Toscana. Che c'è? Guarda qua, guarda che c'è qua. C'è. Ecco, questo è un... Ironia della sorte, ci è stato pure detto che ciò che producono qua è particolarmente buono. E quindi allora noi a questo punto possiamo tranquillamente inventarci un nuovo concime, no? Plastica e pattume. Vedi, qua qui c'è un pallito degli uomini. Allora, questa è rifiuto urbano. Questo dunque le immagini del sopralluogo del senatore dei 5 Stelle all'interno di questa zona nel comune di Massarosa, non siamo lontani dalla località di Pioppo Gatto. Subito dopo questo sopralluogo però Ferrara si è presentato dai carabinieri dove ha fornito e messo a disposizione degli inquirenti tutte le informazioni che ha raccolto e che a suo dire portano verso l'impianto della Morina. Terminato il sopralluogo in via della Pieve, non lontano da Pioppo Gatto, il senatore dei 5 Stelle Gianluca Ferrara, accompagnato dai rappresentanti locali del movimento, si è presentato alla caserma dei carabinieri di Massarosa per denunciare ciò che ha scoperto in occasione del sopralluogo. Ammendante contenente plastica, cavi ed altro materiale sistemato all'interno delle coltivazioni biologiche. Tutto questo è estremamente grave. Abbiamo appurato, scrive il senatore, che i rifiuti, compreso il materiale plastico, provengono dall'impianto della Morina a Viareggio e contiene materiale assolutamente non idoneo per essere sistemato all'interno delle coltivazioni biologiche. È mia intenzione rapportare tutto ciò che ho scoperto al Ministero dell'Ambiente affinché sulla vicenda si faccia chiarezza. Ritengo estremamente grave ciò che abbiamo appurato in occasione del nostro sopralluogo, chiude il senatore. E dunque una vicenda che potrebbe anche varcare da un punto di vista mediatico i confini locali. Il senatore è intenzionato infatti a portare alla ribalta nazionale ciò che ha scoperto, l'ammendante che conterrebbe i rifiuti, materiale plastico sistemato poi all'interno delle coltivazioni biologiche nel comune di Massarosa. Ovviamente è una notizia in fase di aggiornamento destinata ad accendere anche diverse reazioni sulla quale torneremo certamente ad aggiornarvi, a fare il punto su tutto l'evolversi di questa vicenda.